I'm very happy to be here, very happy because as a president of the European Association, I'm going from country to country to see events like that. And also because between France and Italy, we have a very old and very deep friendship. We are friends. And because we are friends, adesso parlerò in italiano. Ma grazie, ma è un po' difficile per me parlare italiano. Perdonatemi l'errore se mi sbaglio un po', ma lo farò in italiano, questo sarà bene. Allora, io voglio parlare della nostra funzione, direttore delle risorse umane. Questo adesso siamo in un periodo molto strategico. Filippo ha parlato da quella norma, è una norma ISO internazionale, vedrei dopo di questo, è una norma sulla human governance, lo diremo cos'è. Ma il nuovo DRH, direttore delle risorse umane, adesso io propongo 6 osservazioni che l'ho già sentito questa mattina, perché sempre ogni dicano lo stesso, anche io, e 4 raccomandazioni. Allora, andiamo per le 6 osservazioni, sono molto semplici. Prima siamo un po' di più, un po' meno qua in Bergamo, ma almeno nella Europa e anche in America, più di più in economia dei servizi. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo adesso solo It's difficult, eh? Dobbiamo, we must count, sulle 2 parole che sono le motivazioni e il coinvolgimento delle persone. Perché le ordini non sono più possibili. Abbiamo bisogno che le persone grazie per la traduzione. Si hanno personalmente motivato i coinvolgimenti. Questo per più di performance. No, lo farei. La trasparenza, questa è la seconda parola dell'azienda adesso. Cosa vuol dire? Caduno può capire cosa è la irreputazione. La irreputazione, tutto si sape immediatamente, in tutte le parti del mondo, rapidamente, anche ci sono le reti sociali, molto velocemente si può sapere nel mondo. Per esempio, penso che lei conosce quell'esempio del Bangladesh. Bangladesh aveva un immobile, una casa dove ci sono morto più di 1000 lavoratori. Io ho sentito in un negozio di H&M, che è un negozio di textile in Francia, 2 ragazzine prendono un t-shirt e dicendo: spero che non è fatto per il Bangladesh, come se Bangladesh era qualcuno. Nessuno conosce Bangladesh, ma dopo l'accidente in Bangladesh ci sono 5 milioni di messaggi sul Facebook e adesso non si può più comprare qualche cosa che viene da Bangladesh. Questo è molto nuovo nella nostra civilizzazione, questo è con anche il employer branding, non so come si dice in italiano, però la reputazione è molto importante. Io mi ricordo, perché sono abbastanza vecchio, una frase che dopo un consiglio di amministrazione, colleghi, ovviamente tutto quello che abbiamo detto deve rimanere tra di noi. Questa frase adesso non esiste più. Tutto ha cambiato. Anche l'ambiente, adesso oggi parliamo dell'ambiente,
Ci sono le punto 3 e 4 perché l'azienda ha influenza sull'ambiente e anche l'ambiente ha influenza sull'azienda. Cosa vuol dire? Io parlo dell'ambiente che è la società, dove si trovano la politica, le norme, i consumatori. Tutto questo sono forze che sono attorno dell'azienda e sono anche le stakeholder, sono le come si dice, i salariati. Quello dell'equilibrio della vita privata, vita professionale, abbiamo detto le work-life balance, il telelavoro, tutte le cose che adesso succedono fanno un cambiamento nell'ambiente e dell'azienda nell'ambiente. Abbiamo adesso, per questo è sicuro, che le salariati sono allo stesso tempo consumatori, sono genitori, sono cittadini, sono elettori. Tutto questo è una differenza dal passato. Io mi ricordo dal passato si poteva dire che dalle 8 della mattina alle 6 uno non è un cittadino, ma è un salariato. Adesso questo non si può dire. 5 punto, la competizione globale, il challenge interculturale, abbiamo detto questa mattina, questo è molto importante, ci sono le squadre dove sono tanti stranieri, le aziende hanno anche uffici nel mondo, questo ha cambiato molto perché non si può dire adesso che siamo solo in un paese con persone da quello paese solo. Anche il time to market. Questo è molto importante, anche con l'internet si può comprare qualche cosa molto rapidamente da tutte le parti del mondo, si può inventare anche qualche cosa molto semplicemente e si può vendere nel mondo. Questo è un cambiamento molto importante nella maniera da fare il negozio. Punto 6. L'orizzonte di tempo, che adesso nelle aziende è solo il breve termine. Breve termine per i prodotti. Ho visitato Apple in California. Per lei l'orizzonte è 6 mesi. Devono tenere un nuovo prodotto ogni 6 mesi. Ha cambiato anche l'orizzonte di tempo per i profitti, per le stock market, per tutto questo. Allora, le 4 raccomandazioni per nostra funzione. Il nuovo direttore delle risorse umane dovrebbe essere quello che contribuisca all'attuazione della... Questo era difficile per me, tradurre. La human governance. Human governance, abbiamo detto che Filippo ha detto, è una norma. In una norma ISO, io sono il presidente del gruppo di chi fa questa norma, che sarà pubblicata penso l'anno prossimo, 2015. Cos'è la human governance? Tratto da dirle in italiano, quando si prende una decisione in un'azienda per ragioni economiche o finanziarie, si deve considerare le conseguenze umane e sociali al stesso tempo, non 3 anni dopo, al stesso tempo. Questo vuol dire che il direttore delle risorse umane fa parte della squadra che fa la strategia. Non è questo vero in ogni azienda oggi. Fare parte della strategia vuol dire che il direttore, il DRH, deve essere ancora di più professionale, conoscere l'azienda, conoscere il business, e tutte le cose che sono finanziarie, economiche, il funzionamento. Dave Ulrich, forse lo conosce, Dave Ulrich, l'americano,
Ho detto che il Dirash deve essere quello che è insight in e insight out. Quello che è la, mentre l'esteriore e l'interiore. Secondo il Dirash, farà la modulazione della forza lavoro per una migliore performance. Questo sono tutti i reclutamenti, la guerra dei talenti che lei conosce, la formazione, la gestione intergenerazionale, le generi, tutto questo. Tutto questo, ma deve essere una politica molto effettiva. Deve essere anche il responsabile dal dialogo sociale permanente, per spiegare cosa è la strategia, spiegare sempre. Abbiamo parlato questa mattina di comunicazione interna, questo è importante, le reti sociali anche le conoscere bene, il dialogo con i sindacati, questo è vero in Italia, in Francia, in Spagna, un po' differente nel nord d'Europa, ma rimane l'uomo dal dialogo, l'uomo o la donna, no? L'organizzazione più performante. Più performante cosa vuol dire? Più di motivazione, abbiamo detto, più di coinvolgimento, anche più di innovazione. Non abbiamo l'uso da pensare alla motivazione, l'innovazione per le DRH, ma penso che abbiamo un campo per fare un po' più di innovazione. La qualità della vita, le working conditions, il wellness, la ricognizione, ma anche la partecipazione ai risultati. Questo è importante, i salari, gli stipendi, non si dice? Stipendi. La ripartizione della ricchezza della compagnia, questo è un principio importante, anche io non sono il socialista, ma si deve passare per un'organizzazione più performante da un'obbligazione di mezzi a un'obbligazione di risultati. Questo io lo penso molto importante. E grazie.